Allora, praticamente la volta scorsa abbiamo fatto anzitutto una premessa, e cioè abbiamo detto che il popolo che sta andando contro Gesù non può, è inaccessibile, e abbiamo visto perché questo luogo è inaccessibile, cioè l'essere umano è strutturalmente incapace di accedere al luogo di Gesù. Poi e abbiamo visto i motivi teologici, non i motivi etici, perché Gesù fa questa affermazione. Poi abbiamo visto che questa oikia tu patros, la casa del Padre, che è la dimensione dove vive Dio, chiamatelo come volete voi, chiamatelo la trascendenza, il paradiso, come volete voi, però è quella cosa lì, è dove sta Dio, insomma, è la dimensione di Dio, è totalmente nelle mani di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo tutto dice: io vado, io opero, io torno, io faccio, e tutto così. Poi abbiamo visto, fatta un'altra premessa, abbiamo detto qual è l'atteggiamento fondamentale dell'uomo perché possa collegarsi con questo Cristo che sta operando in questa dimensione. Quindi abbiamo fatto pure tutte queste premesse per rendere più comprensibile il testo, perché altrimenti il testo diventa ostico ed è di difficilissima comprensione, come vedremo fra poco, vuole che cominci a interrogare. Te lo devo ricordare. Quindi dopo aver fatto queste premesse, noi ci siamo fermati sempre sul testo, dicendo come questo testo è stato letto nella Chiesa a partire da Tertulliano, che siamo al secondo secolo dopo Cristo, fino a Lutero. Poi con la riforma luterana, grazie a Dio, si è ricominciato a fare la lettura un pochino più seria, e tuttavia questa lettura che la Chiesa proponeva anticamente viene fatta pure oggi tranquillamente. Cioè, che cosa sono queste monai collai, queste molte dimore che sono nella casa di Dio? Se la casa dell'Oikia tu patros, la casa del Padre, è la dimensione di Dio, che cosa sono le molte dimore che stanno in questa dimensione e che Gesù Cristo doveva preparare? Qual era la lettura che veniva fatta? È che nel paradiso, cioè nell'eternità di Dio, ci sono vari livelli di beatitudine, cioè chi è più è santo, più sta vicino a Dio, e viceversa. E noi la volta scorsa, sempre per quelli che sono venuti all'incontro, abbiamo visto come una lettura del genere, che è quella che fa Dante nel paradiso, quando presenta il suo paradiso a Gironi, è una lettura totalmente incompatibile con il Nuovo Testamento, è incompatibile con la teologia generale del Nuovo Testamento, perché è tutta fondata sul merito, mentre tutto il Nuovo Testamento è fondato sulla grazia, non sul merito. È totalmente in opposizione alla teologia di fondo di Giovanni. Giovanni 2:1 che dice: tu agli uomini, cioè fa dire a Gesù Cristo, le religioni non servono più a niente. Quindi non servendo le religioni, non servono manco più l'etica, le morali e le compagnie a pelle. Perché? Perché l'unica che salva è solo ed esclusivamente Dio, e lo fa per grazia. Punto e basta. E per dimostrare che queste tesi sono giuste, abbiamo letto tutta una serie di brani dell'intero Nuovo Testamento, quindi cominciando da Matteo e finendo all'Apocalisse. Chiaramente io non posso ripetere, perché altrimenti perdiamo un'altra volta una lezione solo tutti intorno a queste cose. E allora, se non è possibile fare la lettura di uno suddetta, non è possibile. Mi sono ricordato. Però se non è possibile fare la lettura suddetta, come vanno lette queste parole? Che cosa sono le rumore che stanno nella dimensione di Dio? Mi risponde Francesco appena arriva. Interrogo te, perché un cattolico medio sta nelle due condizioni, quindi
perché tutti i mondi dicono che bisogna leggere la propria Bibbia, bisogna leggere la Bibbia, te la mettono in mano, tu che dici? Beh, arriva a questo punto che capisci che è Sassone di muore. Se non rispondi tu devo interrogare il tavolo. Però l'andiamo verso la fine teologia, eh. Siamo a livello. Secondo te, più o meno? No. Ha a che fare con i molti carismi. Questa è la stessa risposta che mi ha dato un libro al corso biblico di ieri. Dicevi tu? Le grazie di Dio. Sì, è una grazia di Dio, non le grazie, è una, però bisogna. Non puoi fare con il corpo che avremo dopo la risurrezione, sarà una cosa non bravissimo, è proprio quello. Sempre la questione, però poi io ti chiedo perché questa affermazione. Antonio ha detto che le dimore sono i nostri corpi di resurrezione, è la nostra resurrezione, però il problema sta ad arrivarci, a dimostrare perché bisogna leggere proprio così. Il problema è questo. Allora, state un po' attenti. Se l'oichia du patros, la casa del padre dove sta andando Gesù, è la dimensione di Dio, e se questa dimensione è totalmente inaccessibile agli uomini, Gesù perché ci porta? Perché già ci stava. È la stessa sostanza di Dio. Quindi Gesù è Dio. In quanto Dio può andarci dove nell'oichia du patros. Però è anche uomo. E va bene. E poi ci sì, e poi ci arriviamo. Mo ci può andare proprio lì. Arrivato lì, Gesù che cosa fa? Si assetta al suo padre e sta in contemplazione come del padre. No. E che cosa fa? Sempre guardate, se invece guardate il testo, io vado, preparo, torno, vi piglio, porto. Cioè Gesù opera. Io vado nella casa del padre mio e mi metto all'opera, perché là dove voi per natura non ci potete arrivare, grazie a quest'opera poi ci potete arrivare. Allora, se Gesù è Dio e opera, nel linguaggio biblico quando noi diciamo Dio opera, che significa? Crea. Dio crea. Quindi quando parlando di Monai con Laiti, molte dimore, si sta parlando di creazione. Se c'è una creazione di Dio di tipo terrestre, cioè c'è la Adamo, Adama significa Creta, quindi c'è un uomo che è Creta, e come abbiamo letto la volta scorsa, a quest'uomo Dio dice pulvis esset in pulvere reverteris, tu sei polvere e ritornerai in non pulvere. Se ora su questa polvere, su questo mucchietto di polvere, Gesù opera, Gesù che cosa sta facendo? Gesù sta portando a termine la creazione iniziata dal Padre. In che modo la porta a termine? Facendo in modo che quella cosa che è solo, di per sé solo polvere, prenda consistenza, prenda vita, prenda sostanza. Cioè si divinizzi e quindi possa entrare nell'oichia du patros. Tutto questo si chiama, volendolo dire in una sola parola, dovremmo usare la parola Zoe. No, scusami, come? Zoe affrontata. La parola risurrezione. Quindi Gesù nella casa del padre va a creare, cioè no, va a creare l'uomo nuovo mediante una cosa che si chiama risurrezione. Ora tutto questo voi in qualche modo avreste dovuto saperlo, perché quando noi facemmo l'episodio, leggemmo l'episodio di Lazzaro, io vi dissi state molto attenti, perché tutto quello che riguarda la resurrezione di Gesù Cristo diventa più comprensibile, diventa meglio afferrabile se noi capiamo bene quello che sta succedendo davanti alla tomba di Lazzaro. E allora ripigliamolo dopo questo episodio. Siamo davanti alla tomba di Lazzaro e Maria dice: se tu fossi mio fratello non sarebbe morto.
Gesù le risponde: tuo fratello risorgerà. E Maria dice: sì, lo so, risorgerà nell'ultimo giorno, cioè ci sarà una risurrezione di tutti, tutti gli uomini risorgeranno per essere giudicati da Dio. E Gesù che dice? Dice: ma che stai dicendo? Che stai mangiando? Maria è la Chiesa, no? L'anima immortale, tutto davanti a Dio, il giudizio, e due compagni a pelle, insomma, cioè la Chiesa, è quello che ci insegnano oggi. E Gesù gli dice: ma lo suona, io sono la risurrezione, e solo chi ha trovato una relazione vera, densa, significativa, vitale con me, risorge. Questo significa. E poi, per dimostrare che le sue parole non sono chiacchiere, rianima Lazzaro. Ma lo rianima come corpo oppure come spirito? No, lo diciamo interamente, poi lo vediamo dopo, leggiamo prima San Paolo e poi quindi Gesù dice: io sono la risurrezione. La risurrezione non è una categoria antropologica, l'uomo non ha nessun cromosoma della risurrezione, noi siamo polvere, polvere ritorneremo, se ritorneremo, solo Gesù Cristo è il risorto e solo chi è collegato veramente con Gesù Cristo dove risorge. Tanto è vero che la risposta esatta di Gesù a Maria, ve la leggo, è questa qui. Gesù le soggiunse: ego e mi e anastasis kai e zoe, l'ho letto in greco. Ego e mi e anastasis, io sono la resurrezione, kai e zoe, e la vita eterna. Cioè, la resurrezione è la porta d'ingresso per la vita eterna, l'oichia tu patros, per la vita di Dio. Cioè, nell'oichia tu patros, nella vita eterna, quello che noi chiamiamo il paradiso, ci si entra solo ed esclusivamente con una porta d'ingresso che si chiama anastasis, che si chiama resurrezione. E poiché l'unico risorto è Gesù Cristo, è solo attraverso Gesù Cristo che noi possiamo entrare, dove possiamo entrare lì. Non so se sei riuscito a farmi capire, è chiaro il concetto? Quindi, monai pollai sono le molte dimore. In greco polius si dica molto come in italiano, però tenete conto che chi sta parlando è un ebreo, e nella lingua ebraica il termine molto non indica l'opposto di poco, ma indica piuttosto l'abbondanza, la strabbondanza, la moltitudine. Quindi è come se Gesù dicesse che nell'Eucaristia di Patrosso, dove c'è stata una strabbondanza di risorti, cioè che quasi tutti risorgeremo, diciamo così. Quindi questa frase, queste dimore, molte, dimore moltissime, sono i nostri corpi celesti, i corpi dove risorti, che in quanto tali possono stare nella dimensione di Dio. Lo stessissimo concetto che Giovanni esprime in un modo così complesso per noi, a un po' meno, è espresso in un modo molto semplice da Paolo nelle lettere ai Corinzi, dove lui parla abbondantemente di risurrezione. E nel Paolo dice una cosa importantissima, dice: se noi non crediamo nella risurrezione, a che serve essere cristiani? È una stoltezza ed è una perdita di tempo. È una stoltezza, perché devo perdonare, perché devo l'umiltà, la povera che accompagna bene, se non c'è la resurrezione? Perché devo essere cristiani se non c'è la resurrezione? A che serve? Cioè, c'è una tale marea di religioni che non ce n'era bisogno di una supplementare. Insomma. Il cristianesimo è una cosa sola, è la resurrezione. Tutto il resto è contorno. Oggi però purtroppo nella Chiesa di questo non se ne parla proprio. La Chiesa, per cui non è che poi sia proprio completamente strampalato quello che ha detto quel tipo di televisione, dove l'altro, come si chiama, Celentano. Non si può parlare di Chiesa solo in termini di sociologia, di giustizia sociale, di aiuto ai poveri, di accompagnare bene. Il cristianesimo è anzitutto di Gesù Cristo risorto, poi tutto quanto il resto. Ma oggi chi parla più di risurrezione? E quanti cristiani ci credono nella risurrezione? Bene, Paolo, sentite come dice, siamo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5, dice: fratelli, sappiate infatti che
quando questa nostra tenda in cui abitiamo sulla terra viene distrutta, qual è la tenda in greco skenè? Qual è la tenda in cui noi abitiamo sulla terra? Il nostro corpo, quello che abbiamo avuto ora, verrà distrutto, perché prima o poi l'argilla si secca, si screpola, si fa pezzi e se ne cava. E quindi, allora lui dice, quando viene distrutta, noi abbiamo un altro edificio che è opera di Dio, una dimora eterna che non è stata costruita dalla mano dell'uomo e che si trova in cielo. Non dice quando questo nostro corpo si disfa, noi, com'è il futuro di Eco? Il futuro. Avremo un corpo, una dimora eterna. Dice, quando questa nostra tenda si disfa, noi abbiamo un corpo celeste, che è il corpo della resurrezione. Quello che Giovanni chiama monai, lui lo chiama corpo celeste. In greco utilizza il vocabolo schenoma, se non sbaglio. Comunque, un vocabolo che significa... oikodomē, usa il termine oikodomē, che significa edificio, costruzione. Quindi utilizza komen, che è il presente, quando noi abbiamo già. D'altra parte, pure Giovanni la stessa cosa dice, io vado nel Padre, là no, poi ci sarà la fine dei tempi, ci sarà lì, ci sono già queste lingue. Questo che significa? Che la resurrezione è qualcosa che non accade su una nuvola chissà quando, ne accade già ora, giorno per giorno. È un processo dinamico, come tutte le realtà spirituali, in cui c'è un già e un non ancora. C'è il già della resurrezione personale e c'è il non ancora della sintesi finale che Cristo farà di tutti i risorti alla fine dei tempi, quello che noi chiamiamo poi la parusia. E allora noi risorgeremo con un corpo, cioè corpo che è costruito, come dice Paolo, come dice pure Giovanni, è costruito da Dio, da Gesù Cristo. Sto corpo com'è? Come sarà? Non l'hanno già azzeccato niente, è una cosa di cui parlava Platone, cioè ci ha azzeccato niente la Bibbia. Se ci divinizziamo, come hai detto, sarà la sostanza di luce. Sarà un corpo materiale o un corpo etereo? Etereo. No, materiale. Sarà un corpo materiale. Quando Gesù appare ai discepoli sul lago di Tiberiade, Gesù risorto, e lo scambiano per un fantasma, appunto per un corpo etereo, Gesù che dice? Venite, toccatevi, un fantasma ha carne e ossa come io ho. Quindi il corpo di Gesù è un corpo materiale, fatto di carne, però è inserito in un contesto che non è più questo. Il nostro corpo è inserito in un contesto che si chiama spazio e tempo, che si chiama chimica e fisica, biologia e storia. Tutte queste dimensioni non esisteranno più, ma noi saremo immessi solo ed esclusivamente direttamente nella realtà di Dio, che è spirito, ma spirito non nel senso di fantasma, spirito che è altro da noi. Quindi noi avremo questo corpo qui, un corpo personale, un corpo sessuato, che però non vive più nello spazio e nel tempo, ma vive in Dio. Detto tutto questo, possiamo terminare questo primo spicco del versetto, possiamo dire qualcosa sulle parole che vengono utilizzate da questi apostoli. Guardate, abitazione, Valerio, perché stai ridendo? No. Queste due, in questi brani noi troviamo parecchie sostantivi che indicano cose analoghe, cioè abitazione, luogo dove si abita. Il primo di queste è il termine skenè, che significa tenda. Giovanni lo utilizza proprio nel prologo, quando dice e il verbo si fece carne e venne ad abitare tra di noi.
venne ad abitare in greco e pose la sua tenda tra di noi. Quindi tenda indica il corpo di cui Gesù Cristo. Lo stesso vocabolo Paolo lo utilizza per indicare i nostri corpi materiali, i nostri corpi storici, diciamo così. Perché entrambi questi apostoli utilizzano il termine schemè? Ma sarà troppo casino, devo cominciare a interrogare. Perché utilizzano il corpo, il termine schenè? Per Gesù Cristo quando si incarna, come per indicare il nostro corpo materiale. Perché la tenda indica provvisorietà. La tenda è sì in abitazione, però basta che una volta si addorme completamente, una scintilla la può incendiare, un soffio di vento la può portare via, un certo numero di anni la può sfilacciare. Cioè, tenda indica provvisorietà, precarietà, limite. E questo è il nostro corpo, perciò viene utilizzato in questo modo. Quando invece sia Giovanni che Paolo vogliono indicare il corpo celeste, quello che non è costruito da uomo ma è costruito da Dio, Giovanni utilizza il termine monaia, plurale, singolare, monè. Che significa monè? Significa permanenza in prima istanza. Permanenza significa stare stabilmente in un posto. Poi questo termine allargato, diciamo così, per acquistato dei significati più larghi, ed indica quelle costruzioni di pietra che si trovavano nel deserto e dove si potevano le carovane dei commercianti, dei pellegrini e così via, potevano trovare rifugio. Delle costruzioni con delle fondamenta fatte di pietra, fatte di calce, stabili, resistenti, che non si potevano incendiare, non potevano essere buttati via dal bene e così via. Quindi il termine monè indica proprio stabilità. Paolo invece questa stessa realtà, cioè i corpi celesti, li chiama oikodomè, che significa edificio, costruzione, perché lui vuole sottolineare un'altra cosa, vuole sottolineare in particolare che questi corpi non sono costruiti dall'uomo, cioè da mamma e da papà attraverso i loro gameti, le cellule omosessuali, ma sono costruiti direttamente da ora, quando io vi dico Gesù, Dio, costruisce i nostri corpi di risurrezione e li costruisce non alla fine dei tempi, ma li costruisce già ora, dov'è che li costruisce? Voi potreste dire nell'Oichia di Quadros, cioè nel regno di Dio, nella dimensione di Dio. E questa dimensione dove sta? Nella Chiesa. Ce l'ho ma sì, nella Chiesa, ma anzitutto sta... Siamo noi, sta dentro di noi. Dio non è uno che sta troppo a qualche numero, troppo a qualche costellazione da qualche parte. Cielo è solo un termine, una simbolica per indicare Dio. Ma Dio, noi viviamo immersi in Dio, non ce ne accorgiamo proprio perché siamo troppo distratti, ma noi viviamo immersi in Dio, respiriamo in Dio, viviamo in Dio, cresciamo in Dio. Ed è in questo Dio in cui noi siamo immersi e che dentro di noi e nelle nostre coscienze, che lì dove Gesù Cristo costruisce il corpo di risurrezione. E quando poi verrà quel momento di passare dal mondo all'eternità, sto corpo, quando questo si disfa, questo corpo sarà più nemmeno che come un bozzolo che a un certo punto si apre e esce la farfalla. La farfalla in qualche modo è relazionata con quel bozzolo. Cioè da quel bozzolo non poteva uscire altro che quella farfalla lì, e quella farfalla lì è uscita proprio da quel bozzolo lì. Quindi c'è continuità, ma al contempo c'è stata una discontinuità totale, perché altro è quel bozzolo che è finito, altro la farfalla che se ne vola verso il dottor Vincenzo. È una metafora più povera, ma giusto per farvi capire un pochino la differenza. Quindi abbiamo visto questi due primi termini che compaiono nei versetti che stiamo leggendo. Oikia du patros è la dimensione di Dio, la trascendenza. Monai bollai sono le dimore celesti, cioè sono i nostri corpi di gloria, sono i nostri corpi celesti. Bene, subito dopo viene una terza rivelazione. Gesù dice, io vado lì dove ci sono queste dimore, tutte queste cose le abbiamo viste, e poi che succede? E Tomasi topo new preparo un posto a voi.
Cioè, che cos'è questo posto? Topos, da cui topografia, toponomastica, dovrebbe tradurre luogo, preparo un luogo per voi. Ma se fino a qua abbiamo parlato che il film è una dimensione, è un modo di essere, che ci azzecca questo luogo? Perché quando noi diciamo vado a preparare un posto per voi, la nostra mente fatalmente, rimediabilmente, rimane a Dante, va a pensare una volta nei cerchi, in due giri, dice allora c'è sta qualcuno che va nelle tribune numerate, qualche altro va nelle gradinate, qualche altro sta sempre nella platea, e noi abbiamo detto che non è così. E allora se non è così, sto posto che cos'è? E noi ci dovremmo la porre. Nostra crescita spirituale. No, dice il posto della, del, diciamo, dell'aldilà. È una cosa molto precedente, la nostra crescita spirituale. E cioè, nel senso che è il nostro formarci per arrivare al posto, no? No, in quel posto ci siamo già arrivati. Ah, ci siamo là. Ci siamo già arrivati con la dimensione del monaco. Ah, okay. In quanto risorto, in quanto creature nuove, in quanto generato da Dio, noi già stiamo nella dimensione della risurrezione e quindi già stiamo nella dimensione della vita eterna. Perché tutti questi concetti sono legati alle due parole, oikia e monai. Ma come una terza parola, luogo, che ci vuole un po' perché dice ad un certo punto tu che cosa significa questo luogo, insomma. Dobbiamo una donna. Solo quando accogliamo. Anzi, parlo tu mi ma non può esserci un luogo fisico. È difficile. Non può esserci un luogo fisico, cioè. Allora, il problema è questo. Perché Giovanni è così difficile? Perché Giovanni, contrariamente a Paolo, non si pone quel problema che si chiama acculturazione. Paolo, quando è andato a predicare il Vangelo in Europa, cominciando dunque da Corinto, da Tessalonica, e poi andando a Corinto, poi man mano in altri, quindi ha portato il Vangelo in Europa e poi da Roma questo Vangelo si è diffuso in tutto il resto del mondo. Paolo era uno che diceva, io mi ha già fatto ebreo con gli ebrei, greco con i greci, libero con i libri, schiavo con gli schiavi per poter portare Gesù Cristo a tutti. Poi chiaramente questo suo tradurre il Vangelo nel linguaggio dell'uomo, perché ogni uomo potesse sentirsi a casa sua quando uno sente parlare di Gesù Cristo, è stato totalmente dimenticato dalla Chiesa, che poiché in Europa si è rivestita di tutto quanto la cultura latina, romana, ha portato un Gesù Cristo latino, un Gesù Cristo al massimo greco, dunque dappertutto nel mondo ha detto che chi era Gesù Cristo. Per cui i guaraní sono stati costretti a latinizzarsi, i paura sono costretti a latinizzarsi e così via. Paolo invece si fa greco con i greci. Allora che è andato in Grecia ha trovato della gente che ha tradotto il pensiero in una cosa che si chiama filosofia, in concetti. E per cui ecco, scrivo quelle delle cose che sono relativamente semplici, relativamente comprensibili una da noi. Giovanni invece è un semita, il resto è un semita. Giovanni è convinto che Dio parla ebraico e quindi scrive il Vangelo in greco, perché solo in greco poi hanno capito, ho fatto una furanganna di una lingua che ha decine di migliaia di vocaboli. Giovanni utilizza appena 850 vocaboli della lingua greca per scrivere il suo Vangelo, con un greco semplicissimo, pulito, scolastico, ad un certo punto, perché non ne può fare a meno, però non vorrebbe farlo, perché lui è un semita e in testa a lui restano tutte e due le categorie culturali come i semiti. E allora nella sua tua religione, dove praticamente nell'ebraismo c'è sta una letteratura che si chiama targuminica. Il Targum è la traduzione di un brano biblico con la spiegazione. C'è stata una letteratura che si chiama Midrashitica. Il Midrash è un racconto inventato, però basato su un assunto, cioè su una rivelazione biblica, che serve per insegnare. C'è stata una letteratura talmudica, una letteratura profetica, una letteratura apocalittica e così via. Lì stanno le radici di Giovanni. Allora, chi lo capì Giovanni deve per forza sapere qualcosa di tutte queste radici in cui lui è fissato, in cui se uno non le sa, tu non capisci niente, non parliamo se poi viene in mano l'Apocalisse, insomma.
Vi faccio solo un esempio. Questo due, per parlare di uno di resurrezione, Paolo lo fa in modo così limpido, no? Per noi di cosa? Lui che cosa fa? Fa di muore molto. Perché? Perché nel libro di Enoch, al capitolo 61, versetto 3, troviamo scritto: nel grande secolo, lo chiedo Patrosso, per l'uomo sono preparati molti luoghi di ritiro, dimore buonissime senza tutto numero. Chi è Enoch? È un apocrifico ebraico che scrive secondo il genere letterario dell'Apocalisse, cioè sono le apocalisse giudaiche, quegli autori che si ponevano il problema di che cosa succede dopo la morte e così via alla fine dei tempi, e lo scrivevano con uno stile tutto loro che si chiama apocalittico. Mo se noi non sappiamo neanche che cos'è il Vangelo di Giovanni, figuriamoci se oggi uno può sapere chi è Enoch. Ma intanto, se tu non conosci Enoch, tu non capisci niente di lui, di Giovanni, che cosa sta dicendo con quelle parole. E allora vedete quanto è proprio becero il discorso che si fa oggi nella Chiesa: bisogna leggere la Bibbia, bisogna leggere la Bibbia, bisogna leggere la Bibbia. È giustissimo questo, però se tu nella gente ci mette la Bibbia, in da cada mano, ci mette per forza uno che in qualche modo deve guidare le persone. Perché se c'è qualcuno che parla, che spiega, che dice, che traduce, che interpreta, tu schisti che sta Bibbia in mano, che fa, insomma? Fa quello che hanno fatto i protestanti, per andare a sparpagliare la Chiesa in 10.000 chiese diverse, insomma. E allora la Chiesa, vuole dare la Bibbia in mano alla gente, dovrebbe obbligare tutti i clero, i diaconi, le suore, i religiosi, tutti. Dici tu che vuoi, ti tieni il carisma dell'insegnamento dei giovani, benissimo, per 6 giorni a settimana fai usare l'esame, un 7 giorni vai a mia figlia di casetta per insegnare la Bibbia, per insegnare la parola, e questo lo dovrebbe fare con tutte le sue, con tutti, quando fai i pastori lo facciano, perché altrimenti non ne faremo la fine che hanno fatto qui i protestanti, cioè che praticamente la parola di Dio diventa un'opinione. Io leggo, capisco qualcosa e mi faccio la mia opinione personale. Mentre Pietro nella sua prima lettera dice: nessuna lettura profetica, cioè nessuna parte della scrittura, è soggetta a private interpretazioni, cioè ricciuto se poi zanati e si mette, perché la Bibbia è un libro cifrato e quindi va tradotto. Non so se sono chiaro, se è chiaro perché quello parla in quel modo che non ci capiamo niente. E questo stesso motivo perché vi ho fatto tutta questa chiacchierata, per dirvi che lo stesso problema si pone per la parola topos, l'uomo. Questo termine significa l'uomo, ma quando parlavano in Grecia significa l'uomo. Ma quando nel 150 avanti Cristo, e poi per circa 3 secoli, il Mediterraneo è diventato la sede della cultura greca, per cui si è sviluppata quella cultura che si chiama ellenismo, per cui si parlava greco, si mangiava greco, si vestiva greco, filosofeggiava greco e così via, chiaramente molte parole sono state prese dalle culture locali e sono state utilizzate con dei significati diversi. Così è accaduto che la parola tos, che significa luogo, è stata presa dagli ebrei per indicare che cosa? Il luogo per eccellenza, il luogo unico, luogo che non ce la stiano altri uguali. Il luogo con la E maiuscola, qual è questo luogo? Il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi. Loro quando indicavano il Tempio nella sua totalità dicevano Hieron, quando indicavano il Tempio nella parte riservata agli ebrei, dove stava il cortile delle donne, dove si insediavano, usavano il Tempio nel Naos. Ma per indicare il Santo dei Santi, il luogo inaccessibile, dove chiedo Patros, utilizzavano il termine Topos, luogo. E allora ecco, quando Gesù dice io vado a prepararvi un luogo, significa io vado a prepararvi un santo dei santi. Ma idolo, che cos'è il santo dei santi? Si trova l'arca. Era la parte più interna del tempio, dove si trovava l'arca dell'alleanza, che era la struttura d'oro, un contenitore in cui c'estava la parola di Dio, no? E solo quest'arca che c'era? La Shekinah. C'era come una nube che rappresentava proprio la presenza, era segno della presenza di Dio. E allora sentite un pochino che cosa scrive lo stesso Giovanni nell'Apocalisse. Sta parlando della Gerusalemme celeste. La Gerusalemme celeste è l'Oikia tu Patros, è la dimensione di Dio verso cui noi siamo orientati. E scrive così, siamo al capitolo 21.
In essa, cioè nella Gerusalemme celeste, io non vidi alcun tempio, perché il suo tempio è il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello. Vedete anzitutto che ancora una volta Giovanni mette il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sempre sullo stesso piano. E chi può stare sullo stesso piano di Dio? Ma quale uomo, quale angelo, quale creatura può stare sullo stesso piano di Dio? Solo uno che è lui stesso, Dio. Allora vedete, poiché non ci può stare più dei, è chiaro che Dio è uno, ma è anche due, che il padre e due figli. E suo padre e figli insieme sono, costituiscono il Tempio celeste. Cioè l'unico posto dove veramente tu, il credente, puoi incontrare Dio. Non i vari templi, il Tempio ebraico, il Tempio islamico, o anche il Tempio cristiano, quando il cristianesimo viene ridotto a una religione. Ma perché è importantissimo sto fatto del Tempio? Perché è importantissimo sto fatto che Gesù viene nella storia, ci prende e fa di noi un pugno di polvere, fa di noi un corpo di resurrezione, una moneta, ci porta ci porta nella dimensione di Dio, però in questa dimensione di Dio noi non staremo come tante isolette separate di uno da uno altro. Non saremo come tante nuvole dove c'è sta Valentina e Valentina, come così, come su una nuvola, poi c'è sta l'Eremita su un'altra nuvola, poi c'è lo Stacchiotto su un'altra nuvola e compagnia bene. Ma noi saremo tutti... Ma questa nuvola... Ma saremo tutti... A fare un unico tema, come si costruisce? Piglia una rete, poi c'è un'altra coppia da fianco, uno sotto, poi è la stessa, è un edificio. Per cui la resurrezione non è solo la resurrezione mia singola, ma è la mia resurrezione in relazione alla resurrezione di tutti quanti gli altri. Allora capite che c'è da stata forza poi una parusia, quando tutti gli uomini, tutti quelli che appartengono a Gesù Cristo saranno risorti, quando tutti si saranno relazionati gli uni con gli altri, e allora il Tempio sarà completo. E questa è la fase finale, il non ancora della resurrezione, che ci sarà alla fine, quando ci sarà la parusia, poi il giudizio universale e compagnia. Quindi c'è un già della resurrezione, il nostro corpo di resurrezione, e c'è un non ancora che si sarà poi agli ultimi tempi. È chiaro fino a mondo dove il discorso. E a questo punto volevo fare una piccola parentesi. Sì, c'è stato. Rifacendomi sempre all'Apocalisse, perché se noi ora abbiamo spiegato il significato di Tempio, il Tempio è Dio e l'Agnello, in questo Tempio ognuno di noi viene portato da Gesù Cristo per essere come la pietra che costruisce questo Tempio spirituale. E allora quando io leggo poi al capitolo 12 dell'Apocalisse questi versetti, che cosa significano? Poi un segno grande apparve nel cielo, una donna rivestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Essendo incinta gridava per le doglie del parto e le angosce del dare alla luce. Poi viene il dragone, che è il figlio maschio, com'è? E alla fine questo brano poi si conclude così. Ella diede alla luce un figlio maschio, destinato a pascere tutte le nazioni, e il suo figlio fu rapito verso Dio e il suo trono. Il trono di Dio e l'Agnello. La donna fuggì nel deserto, dove Dio ha preparato per lei un luogo. Che significa? Il luogo è questo. Dove Dio ha preparato per lei un luogo, significa dove Dio ha preparato per lei il Tempio, il Santo dei Santi. Perché se questa donna è incinta, incinta che significa? È una donna che dentro il suo seno ha un bambino. Maria, questa donna chi è anzitutto? Ma la Chiesa. È Maria ed è la Chiesa, perché Maria poi è l'icona della Chiesa. Quindi questa donna è la madre del Messia, il Messia è Gesù, che è la parola di Dio. Allora come anticamente in Palestina c'è stata un'arca, che era un oggetto santo che nessuno poteva toccare, in cui c'era la parola di Dio, e questa arca stava immediatamente sotto la Shekinah, cioè sotto la presenza di Dio,
Così Maria, che è il contenitore della parola di Dio, va in un luogo, cioè va nel Tempio, nel Santo dei Santi, a diretto contatto con Dio. Ma Maria è solo la, cioè solo, Maria è la primizia di una messe, cioè di un insieme, di un'enormità di persone che sono chiamate ad andare nello stesso luogo. Quindi è chiaro questa figura del Tempio che cos'è? Il Tempio rappresenta questo, rappresenta con la resurrezione noi conserveremo pienamente non solo la nostra personalità individuale, ma conserveremo pienamente anche la nostra capacità relazionale, di metterci in relazione gli uni con gli altri. Detto questo, Gesù poi spiega anche una cosa importante. Dice, ma perché tutta questa storia, insomma? Perché Dio non mi fa risorgere, mi dà un corpo di resurrezione, non c'è sto tempio che passa dei principi nuovi, le terre nuove, e così via. Perché Dio fa tutto questo? Completare l'opera che è iniziata, la creazione. Eh sì, e perché l'ha iniziata questa opera che doveva finire? Per amore. Per amore. Lo dissi l'altra volta. Ieri, ricordate che vabbè, che piace la domina, o no, quindi è chiaro. Volete per forza mangiare il mangiare offerto e cioè che significa dunque che Dio ci ama? Che Dio dunque ci vuole con sé, per cui dunque manda il figlio, dunque la risurrezione e così via. Che Dio essendo, vuole, ha bisogno di noi. Dio ha bisogno dell'uomo. E di conseguenza Gesù dice che lui farà tutte queste cose. Ina ohuegoemi kaineisei, affinché dove io sono anche voi siete. Notate una cosa di particolare quindi. Allora Gesù dice tutto questo succede perché là dove io sono che significa? Io sono Dio. Là in quella dimensione dove rifugge in pieno la mia divinità, quindi il fatto dell'eternità di Dio e così via, anche voi siete. Quindi non significa affinché dove sono io siete anche voi, nel senso che noi staremo vicini a Dio, ma significa molto molto di più. Significa come sono io, così siete, no, sarete, siete anche divinizzati. E allora come attraverso quell'arca di cui perciò ve ne ho parlato, quell'arca, Dio attraverso la kenosi si è fatto uomo, si è fatto schenè, ogni schenè può diventare come Dio. È la prima volta che il verbo essere viene collegato, non con il verbo, io me lo ricordate, all'inizio l'ho visto nel Vangelo di Giovanni, il verbo essere che significa esistenza piena, è utilizzato solo ed esclusivamente da Gesù Cristo. Gli altri utilizzano, per tutti gli altri, utilizzato il verbo diventare, accadere, come una cosa, una realtà che accade, una realtà che diventa, non una realtà che è. Ma per la prima volta, parlando della resurrezione, il verbo essere viene collegato con un pronome personale. Voi siete. Che significa un uomo divinizzato? La domanda è sì. Cioè se la salvezza così come conferma la frase quindi è fuori dalla storia, sì. No? Allora anche la nostra salvezza una volta realizzata si è fuori dalla storia, no, la pienezza è fuori dalla storia, diciamo dopo che questa parola di Dio che è Gesù Cristo e che crea in noi questa realtà nuova come semino è già ora, già oggi, già stasera dentro di noi. Il fiore, il frutto portato da questo seme appartiene all'eternità di Dio, ma quel frutto, quel fiore non ci sarà mai se ora non c'è il semino. Quindi la realtà della resurrezione, la realtà della divinizzazione è già presente, chiaramente nel credente, non di quello che già l'ha iscritto anagraficamente nei registri di una parrocchia, insomma. Perché sarà presente anche per noi questo è già. Sì, e perciò utilizza tutto il presente. Ma
Questo discorso che fa Gesù è totalmente comprensibile ed è la spiegazione di che cosa? Sul discorso di un uomo che si divinizza, è la spiegazione di che cosa? Della... Non abbiate paura, dai. Di? Adamo. E a Madame quando? Prima che... Siamo in Genesi al capitolo 3. Allora il serpente disse alla donna: no, voi non morrete, anzi il Signore sa che qualora voi ne mangiate si aprirebbero gli occhi vostri e voi diventerete come tuo Dio. Cioè, se Satana può tentare l'uomo, inteso come uomo e donna, può farlo solo ed esclusivamente perché c'è stato un punto debole, diciamo così. Dov'è che le attacca? Le attacca nel loro desiderio di essere come Dio. Questo desiderio, guardate, che è strettamente legato al nostro io, a quella epitomia dubbio di cui parla, cioè quella superbia della carne di cui parla Giovanni nella sua prima lettera, quella nostra superbia dell'essere, quella nostra arroganza di fondo, comunque viene camuffata perché nessuno può la esibire, ma c'è sta. Poi chiaramente ci sono delle persone che si possono permettere di giocare a fare Dio a tutti i livelli, nella politica, nella scienza, dove, nello spettacolo, non parlando, dove è compagnia bene. Ma sta tendenza c'è sta sempre. Perché? È perché Dio l'ha messa nel nostro cuore. Noi siamo naturalmente orientati verso Dio. Tant'è vero che quando sbagliamo il senso di Dio, che solo Gesù Cristo ci può far ritrovare, noi corriamo appresso a tutte le lucciole di questo mondo, perché naturalmente ne siamo portati verso la luce, soltanto che se non c'è sta Gesù Cristo, noi appendiamo ogni lucciola per lanterna, diciamo così. Ma l'uomo è portato soltanto che Satana, che cosa fa balenare agli occhi della donna? Di Eva. Fa balenare questa possibilità di realizzarsi, di divinizzarsi, l'uomo la può raggiungere da solo, attraverso la sua umanità. Come fa ciò che è polvere a diventare spirito? Ce la può realizzare nella storia, no? Non è la storia, lo può realizzare attraverso le forze umane, quello che sta accadendo oggi. Un'arroganza infinita, l'uomo che pensa di poter fare tutto provocando dei disastri enormi. Pensate solo che cosa è stata la colonizzazione dei vari continenti. Pensate solo a che cosa sta accadendo verso l'ambiente, verso la natura. Come si sta comportando quest'uomo che pensa di essere chissà che e non è capace altro che di distruggere, di inguacchiare, di sporcare, di stuprare tutto quello che si trova attorno. C'è l'uomo che si fonda solo ed esclusivamente sui suoi mezzi naturali e portato stabilmente a fallimento. Quindi l'uomo può realizzare la sua divinizzazione, ma può realizzarla solo ed esclusivamente attraverso Gesù, la forza di Dio, non attraverso le proprie forze. E c'è sta un salmo profetico che parla proprio di questo. Ve lo ricordate? Quando Gesù sta nel Tempio, l'abbiamo visto qualche mese fa, e litiga con le autorità religiose della sua epoca, e che gli contestano, gli dicono: ma tu chi sei tu che giochi a fare Dio, tu che sei un uomo che ti fai Dio? Come perché, e lo chiamano il bestemmiatore, Gesù come risponde a questi religiosi dell'epoca? Risponde con il Salmo: non sta scritto forse nella scrittura che, siamo al Salmo 81, è Dio che parla e dice: io l'ho detto, voi siete dei, tutti figli dell'Altissimo. In ebraico, ani amarti Elohim atem. Io l'ho detto, voi siete dei. E quando Dio dice una cosa, sta cosa viene dal nulla all'esistenza. La parola di Dio è una parola creativa. Allora se Dio dice dell'uomo, voi siete dei, significa che veramente noi siamo destinati a diventare come Dio. Allora capite, ancora una volta, Gesù Cristo chi è? Gesù Cristo è colui che attua nella storia quello che è il progetto di Dio su ognuno di noi.
Arrivato a questo punto, poi finiamo, resta un ultimo problema. Allora, c'è la dimensione di Dio, in questa dimensione c'è la risurrezione. Risurrezione non significa di rimanere soli, rimanere nel nostro egocentrismo, nel nostro egoismo, comunque camuffata, ma significa avviare delle relazioni autentiche con tutti quanti gli altri, quindi la dimensione dopo del Tempio. Tutto questo avviene perché c'è un progetto preciso di Dio, come lui si è incarnato, noi veniamo da lui divinizzati. Quando accadrà tutto questo? Gesù lo dice chiaramente, palin ercomai, io torno, vengo di nuovo, nuovamente, per realizzare tutte queste cose che abbiamo detto questa sera. Quando ci sarà questa venuta del Cristo? Di nuovo, questa nuova venuta del Cristo. Perché una venuta già c'è stata, è stato 2000 anni fa in Palestina, quando attraverso Dio Maria si è realizzata la kenosi, cioè l'incarnazione. Non può essere una storica, chiaramente. Come? Non può essere una venuta storica. Perché non può essere una storica? Perché è il senso del genere. Quindi il compimento del genere, della creazione, cioè che fare diventare una cosa. In quella forma lì no, è chiaro che non può venire più. Cioè nella forma della kenosi. Non è possibile più. E perciò, ma allora che quando ci sarà sta venuta? Insomma, non faccio bene, sta parlando della parusia? No. Con questa espressione sta parlando della parusia? Cioè, ieri ho detto che ci sarà una venuta finale del Cristo, quando finiranno i tempi, quando non ci sarà più l'umanità, quando ogni creatura sarà stato annunciato in Gesù Cristo e quando ognuno di noi avrà, ogni uomo della terra, ogni uomo della storia, meglio ancora, avrà fatto la sua opzione per Cristo, allora praticamente tutti i salvati verranno riuniti in Cristo e Dio tornerà nella sua unità, come scritto noi nell'Antico Testamento. Solo Dio è, solo Dio esiste. Ora invece esiste Dio ed esistiamo noi. Quando tutti saremo stati riportati dentro Dio, ritornerà l'unità profetica di Dio. No? Dio sarà. Ma tutto questo avverrà alla fine dei tempi. Questa venuta finale noi la chiamiamo parusia. Là si sta parlando della parusia. E da che cosa lo capiamo? Il verbo che usa è il presente. Bravissimo. Perché praticamente quando si parla della parusia, che è un avvenimento che avverrà alla fine dei tempi, il verbo ecco mai, che significa venire, viene usato solo ed esclusivamente al futuro. Quindi se avesse voluto indicare la parusia avrebbe dovuto dire emerso mai. Palin e Leosomai, cioè avrebbe utilizzato io verrò, ma poiché non utilizza il futuro ma utilizza la forma ecco mai, che è il presente, è chiaro che si sta riferendo a qualche altra cosa. Quindi abbiamo una venuta iniziale, una venuta finale, e tra queste due venute Gesù Cristo è l'ercomenos, dice l'Apocalisse. Ercomenos è il participio presente del verbo ecco mai, significa il veniente, ed è una formula teologica. Cioè, è una formula attraverso la quale chi ha scritto l'Apocalisse dice che Gesù ha come sua caratteristica interiore quella di venire continuamente. Cioè, è colui che... Dov'è che arriva questo Gesù? Quando è che arriva? Quando è che viene continuamente? Anzitutto, nel momento della nostra conversione. Quando noi ci convertiamo. Ma Gesù arriva nell'Eucaristia, quello è veramente il suo corpo. Gesù arriva nella Chiesa, quando la Chiesa viene vissuta, laddove due o tre saranno uniti, cioè si mettono d'accordo, non che stanno insieme, non una massa di gente a volta, che si raccoglie in un edificio a dire formule, ma quando due delle persone sono d'accordo, cioè significa fanno comunità, fanno comunione e pregano, io sto con loro. Gesù viene ogni volta che c'è stato un atto d'amore, grande o piccolo, non ha importanza, ma dovunque ci sia un minimo atto di amore nella nostra vita, nella nostra quotidianità, i poveri, i bisognosi, tutto, là c'è stato Gesù. Gesù viene finalmente ogni volta che un uomo passa dalla storia all'eternità. Come del resto dice anche Matteo, quando... nel capitolo 24 dice:
Allora comparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra si batteranno il petto e tutte le nazioni della terra vedranno il figlio dell'uomo. Nel linguaggio biblico etnè, nazione, significa i pagani, i non ebrei. Quindi quando Matteo scrive queste cose dice vedrai in quel giorno in cui tutti gli uomini vedranno il figlio dell'uomo, anzi meglio ancora vedranno il segno dell'uomo di Gesù Cristo. Anche chi non ha sentito parlare mai, anche chi non ci ha mai pensato, anche il papo che sta in ordine che non sa neanche che esistiamo, ad un certo punto tu vedrai qual è il segno del figlio dell'uomo. Scusate, qual è la cosa che caratterizza Gesù Cristo, insomma? Allora, quando tu praticamente tu, allora Gesù crocifisso e risorto è uno che si manifesta a ogni uomo della storia. Questo non è che ci si metta ad evangelizzare, cioè intanto qua, quindi come lui stesso, quindi perché. Perché altro poi è conoscere Gesù Cristo e presentarsi a quell'incontro preparati, e altro non saperlo, insomma. Per cui l'evangelizzazione resta sempre un obbligatorio, ma ogni uomo verrà a contatto con Gesù Cristo e potrà fare la sua dotazione. Quindi noi stasera abbiamo visto tutto quello che tutti i termini che caratterizzano questi due versetti. Siamo arrivati al versetto 3. Giovedì prossimo faremo il versetto 4, perché Tommaso gli dice ma ormai, cioè dopo che Gesù poi si è fatto un quadrato per cercare di capire che cosa sta succedendo, no, per 3 anni, no, ma è proprio così, perché io poi almeno lui dopo 3 anni, dopo 27 anni sta a fare questo corso di ieri, non c'è stato un cane che ha saputo rispondere a una virgola dopo di quello dopo che non dicevo. Come? Ho detto non è facile perché sì, non contrario, l'hanno fatto il Vangelo di Giovanni da un tanto anni, scusate. Non lo so, ma comunque. Allora, no, questo ci rincuore perché anche se un discepolo di Gesù Cristo, precisamente Tommaso, no? Perché sto poverino parla, c'è chi fa capifa, cioè, e Tommaso dopo dopo, ma guarda te! Cioè, è il cristiano tipico. Va bene. Okay. E Gesù allora con una pazienza veramente divina ritorna da capo e gli fa questi stessi, li esprime però in una forma più dinamica, cioè comincia a parlare di strada, dice dove io vado voi potete venire perché la strada la conoscete già, bene mi ha detto dove io sono è l'eternità di Dio, no? Un verbo che sembra statico perché indica l'eterno, poi utilizza un verbo dinamico che fa da prologo alla simbolica, alla metafora della strada, perché la strada è una cosa su cui si cammina. E quindi chi è interessato a conoscere lui? Allora, giovedì prossimo, da dove ne parliamo? Sì, poi, quando pure quale via era. Ora facciamo una preghiera e c'è stata una ragazza che ha chiesto esplicitamente di pregare per lei. Questa ragazza si chiama Giulia, lei è russa non nel senso di russa che viene dalla Russia e praticamente viene da una famiglia musulmana all'acqua di rosa, diciamo così. Ora lei si sta preparando con due catechisti che vengono a bordo più del mercoledì. E a Pasqua prossima, no? Per Pasqua riceverà il battesimo. E quindi ha chiesto che tutti noi potessimo pregare per lei, perché lei possa vivere in modo più pieno questo momento. Ha chiesto di farlo non solo quando facciamo la riunione, ma se qualcuno si vuole pigliare a cuore questo problema, ha detto anche quotidianamente fare una preghiera per lei. Già questa richiesta sta a significare che questa persona si sta convertendo. E se lei riceve di un battesimo, nel senso autentico, vero del termine, tutti quelli che in qualche modo l'hanno aiutato ad arrivare a questo momento sono verso di lei, perché Gesù Cristo è stato verso di noi, diciamo così, no? Ok. Allora in questo spirito preghiamo tutti con le mani ghiacciate. In questo spirito ci rivolgiamo insieme all'Arca dell'Alleanza di cui abbiamo parlato stasera per chiedere che sia vicina a questa ragazza e sia vicina a tutti quanti.
quanti noi e diciamo insieme Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ci benedica il Signore. Allora, chi è interessato, ci vediamo giovedì. Si venire alle 5 e no, aspetta, non ci sta. Tutto però. Ciao, 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 ciao. Ciao, grazie. Ciao, Mina. Come si spegne? Non so spegnere.